Ritorniamo al municipio a parlare con il sindaco, in questo momento è tale, la dottoressa Librizzi, per illustrarci qualcosa che riguarda la situazione dei rifiuti. Noi paghiamo tasse esorbitanti come cittadini, e però vediamo che in altri comuni, per esempio a Ragusa, nel centro storico, non esistono i cassonetti. Ci sono proprio quei contenitori per il riciclo dei rifiuti urbani, vari contenitori con vari colori. Se non ricordo male, avete accennato la possibilità di eliminare questi cassonetti ad Augusta, e inoltre c'è questo problema del riciclo. A che punto siamo? Allora, quando siamo arrivati qua, proprio due giorni dopo, credo che noi siamo arrivati qua nel 2013, siamo stati accolti da uno sciopero dei netturbini. Non erano pagati non so da quanti mesi, erano in una situazione disastrosa, i cassonetti erano stracolmi, eccetera. Quindi il nostro primo obiettivo è stato quello di cercare di mettere ordine in questa materia. Allora, che cosa abbiamo fatto? In primis, siamo riusciti, non certamente per merito nostro, ma approfittando della legge sui debiti della PA, a pagare in parte. Debiti, scusi, della pubblica amministrazione. Sì, debiti della PA. Noi abbiamo acquisito 15 milioni di euro, non è che li abbiamo e no, si devono restituire nel tempo, però questi 15 milioni di euro entro il dicembre 2013 abbiamo pagato, scusi, tutti i debiti, quelli esigibili, crediti esigibili. Quindi in questo modo siamo riusciti a pagare quasi mensilmente in ordine i nostri netturbini, e questo in qualche modo ha determinato una situazione un po' più tranquilla. È chiaro che qui noi abbiamo trovato una situazione in cui si è andate avanti per 20 anni con un'ordinanza, una proroga di un'ordinanza contingibile ed urgente, che stabiliva, appunto, affidava a una ditta questo smaltimento. Quindi è chiaro che bisognava, prima di tutto, abbiamo fatto un nuovo piano di smaltimento dei rifiuti, e l'abbiamo dovuto adeguare a una normativa della regione siciliana, che è uscita in tempi brevi, e quindi noi abbiamo affidato ad una società la realizzazione di questo piano conforme a questa normativa. Quindi il piano è stato elaborato, è stato redatto ed è stato mandato alla regione. La regione lo ha approvato, quindi a noi è stato restituito da qualche giorno il piano approvato, il piano di intervento. Quindi recentissimamente, allora? Sì, recentissimamente. Quindi adesso stanno predisponendo il bando di gara, che andrà chiaramente all'Urega, perché l'importo è chiaramente consistente, andrà all'Urega. Quindi stiamo predisponendo il bando di gara, speriamo, dico... Scusi, tanto per capire bene, è in campo europeo, cioè un bando di gara in campo europeo? Certo. E quindi questo ci consentirà sostanzialmente, noi speriamo, se i tempi ce lo consentiranno indubbiamente, di poter riuscire a quantomeno ad aggiudicare la gara, e quindi far avviare, non so se riusciremo proprio a vederlo avviato prima di andare via, comunque noi vorremmo avviare, perché questo è uno dei nostri obiettivi. Nel contempo noi, i nostri sovraordinati molto attenti hanno... Funzionari, scusi, tanto per essere chiari, quei funzionari che avete come collaboratori. Come collaboratori, i quali hanno accertato che c'era un concorso pubblico riservato ai comuni sciolti per mafia. Era un bando nazionale a cui si poteva... fare con meno, insomma è una tutta un'attività che ci consentirà anche di una più rapida diffusione della raccolta differenziata, e abbiamo partecipato al bando e siamo risultati in graduatoria anche in un ottimo posto, quindi abbiamo ottenuto circa 650.000 euro di contributo. Per questo partirà anche qui tutta una serie di interventi, di bandi che ci consentiranno, quindi diciamo che sul piano del rifiuto siamo intervenuti in una maniera
abbastanza decisa e determinata, sia con un nuovo piano di smaltimento, indubbiamente, che prevede tutta una serie di porta a porta, come dice, l'eliminazione dei cassonetti e tutta una serie, l'incremento della differenziata, sia attraverso questo finanziamento che abbiamo ottenuto, che ci consentirà chiaramente di poter meglio gestire tutto l'impianto. Ecco, riguardo a questo argomento, una sola domanda ancora. La discarica? Cioè il problema delle discariche? Allora, il problema della discarica, chiaramente, è chiaro che se noi produrremmo meno spezzatura, avremmo la differenziata. Inoltre abbiamo anche avuto finanziato con il Dipartimento della Protezione Civile, realizzeremo, è un finanziamento che verrà acquisito tramite il Ministero dell'Ambiente, anche la realizzazione di un centro di raccolta, un centro di riuso, di raccolta. Questo consentirà indubbiamente di trasportare in discarica meno materiale, quindi in questo momento la discarica di Costa Gigia è chiusa perché non ha più i requisiti previsti, e quindi noi andiamo a scaricare, credo sia vicino Lentini, in una discarica. Chiaramente questo comporta un costo un po' più elevato rispetto a quello, però con questo meccanismo dovremmo riuscire a ridurre la quantità di rifiuti da portare in discarica.